do do za za za. Oh, when you're smiling. Siamo il Celebrazione di Bologna, lo spettacolo 2, infatti, però siamo in 3. Partiamo da. È comodo. Beh, però fa parte un po' dello spettacolo, no? Può essere. Non svegliamo la svegliamo. Partiamo da Chiara per garanteria, allora. Com'è quest'uomo qua sul palco? Beh, splendido, ci divertiamo moltissimo, siamo profondamente diversi ma molto simili per molte cose, quindi insomma credo siano gli ingredienti perfetti per una coppia esplosiva. Anche perché non siete solo una coppia, siete tanti personaggi. Sì, siamo tanti personaggi, è anche la caratteristica dello spettacolo, no? Siamo proiezioni del nostro futuro, delle proiezioni, le paure del nostro inconscio. E di quello che ci aspetterà nella nostra coppia e quindi ci divertiamo anche a interpretare pony, insomma Barbie, Babbo Natale, figli, insomma tante cose sì, divertenti, devo dire che ci riesce molto bene e ci divertiamo molto. Poi hai visto come sei vestita? Cioè ci riesce bene, questo lo facciamo dire a pubblico, però... Però ci divertiamo, E la vita di coppia è complicata, oggi spaventa un po' la gente perché sono tante le sfaccettature che si vanno a notare rispetto a una volta. Sì, no, infatti il testo parla proprio di quello, del fatto che questa coppia che convive da 7 anni decide di sposarsi. Questa decisione li mette di fronte a tutta appunto una serie di tensioni, di problematiche, di speranze e soprattutto con un linguaggio assolutamente divertente. Caustico, si parla di come siano importanti al giorno d'oggi le ingerenze esterne anche nell'ambito di una coppia e solitamente ci viene detto a me e a Raul che gli uomini si riconoscono perfettamente nel suo personaggio, nel personaggio di Marco e le donne si riconoscono in quello di Paola. Insomma, tanta solidarietà umana allora da questo punto di vista se si riconosce la gente. Beh, oddio, solidarietà e a volte insomma c'hai da una parte il pubblico femminile che insomma dice ecco, vedi come al solito gli uomini sono sempre quelli che sbagliano, che non hanno le sensibilità giuste, però insomma poi alla fine sono tutti contenti, penso. Tocca anche a te insomma parlare di arredi, di accontentare la partner per quello che è l'arredamento, eccetera. No, la cosa fondamentale dello spettacolo è proprio la costruzione di questo letto che penso chiunque nella nostra vita si è trovato di fronte alla costruzione di un qualcosa, non so se di un letto, di un giocattolo, Ikea o via dicendo, non facciamo pubblicità, ma comunque noi uomini odiamo le istruzioni, quindi le istruzioni non le vogliamo, siamo convinti che riusciamo a montare tutto quanto da solo perché è facilissimo. Poi arriva il momento che non troviamo le istruzioni e arriva puntualmente la tua compagna che te le dà, che te le dice e ti fa fare la figura dell'idiota perché dice vedi hai completamente sbagliato tutto, devi ricominciare da capo e lì inizia proprio il conflitto. Tanto cinema, tanta televisione, il teatro è qualcosa di completamente diverso che dà una grande passione, dà una grande profondità. Sì, assolutamente, sono tre realtà completamente diverse, però il teatro è quello che veramente ti restituisce in maniera istantanea questo amore del pubblico e poi è comunque uno strumento tramite il quale ci si può esprimere insomma in una maniera diversa e per certi versi forse più sfaccettata che il cinema, perché comunque il cinema è un lavoro di gruppo, c'è il montatore, quando sei sul palcoscenico inevitabilmente c'è un testo, c'è una regia, però poi alla fine siamo io e Raul e quello che vogliamo creare ogni sera lo creiamo appunto a partire da quelle che sono le nostre forze. Dovrai condividere per forza, sennò partite già svantaggiate. Certo, io assolutamente condivido. Devi rispettare quello che dice, insomma. Sì, come va questa coppia però dal punto di vista artistico? Beh, bene. Anche se siamo all'inizio, però voglio dire, è proprio all'inizio che si nota. Mettiamo proprio completamente proprio tutte le caratteristiche dell'uomo e della donna, quindi con tutti i suoi pro e i suoi contro, insomma. Nel senso che ci siamo no vabbè, però insomma siamo complementari, ecco, e però penso che la complicità ovviamente del teatro, l'aiutarsi,
l'essere comunque dei colleghi che comunque lavorano e cercano di ottenere, fare il massimo per uno spettacolo, penso che sia fondamentale, sarebbe una follia, un'assurdità, e comunque ne risentirebbe anche molto lo spettacolo se due attori ci avessero, non avessero la sincerità di darsi completamente, quindi in questo insomma siamo, penso, tutte e due molto generosi. E poi il teatro ti permette ovviamente di andare a volte, guarda, io proprio in questi giorni lo paragono un po' a un'onda del mare, no? Perché a volte dipende com'è l'onda e ti lasci un po' trascinare, esatto, quindi insomma è bello perché ogni giorno fai una tua bella surfata, sembra una cosa un po' che è perfetto, calza, cioè non è una cosa brutta, è una cosa bella per chi ama l'acqua, per chi ama il mare, penso che è un'emozione bella, sì, che però non è mai la stessa, quindi questo è bello. Tu sai nuotare in questo mare? Non sto abbastanza bene in costume, ma non so nuotare benissimo. Naufragante dolce. Sì. Grazie. Grazie.